saluto a tutti i lettori di Avery.it e agli iscritti del nostro canale YouTube. Se non l'avete fatto, iscrivetevi. Oggi siamo a New York per mostrarvi la nuova lineup dedicata al gaming di Acer. Partiamo da questo Nitro 5, che è l'entry level della nuova gamma. Si tratta di un notebook che parte da un costo di 999€ per la versione da 15 pollici. All'interno troviamo processori Intel i5 e i7 di ottava e nona generazione. Questo che abbiamo davanti ora ha un i5-8003. Mentre invece la GPU non è ancora stata annunciata. Questo perché? Perché con ogni probabilità questi notebook verranno dotati della nuova GTX 1650, che deve ancora essere ufficializzata da Nvidia. All'interno troviamo diversi tagli di memoria, troviamo infatti hard disk allo stato solido da 256 fino a 1 terabyte di memoria e fino a 32 GB di RAM. Come si può vedere, rispetto ai modelli dello scorso anno, Acer ha ridotto l'ampiezza delle cornici. Nonostante si tratti del notebook base da gaming di Acer, troviamo una tastiera retroilluminata anche. Inoltre la dotazione di connessioni è piuttosto ampia. Troviamo infatti da questo lato una HDMI, una USB Type-C e altre due USB, insieme alla porta di rete, che viene inserita nonostante lo spessore grazie a questo piccolo accorgimento. Come vedete, si apre leggermente. Da questo lato invece, se riusciamo a girarlo perché c'è il cavo, troviamo un'altra USB e l'ingresso jack e l'uscita jack per le cuffie. Quello che abbiamo di fronte ora è invece il Nitro 7, che presenta delle specifiche speculari rispetto al Nitro 5, e quindi la differenza qual è? Che la differenza è quasi tutta nel design, perché Nitro 7 utilizza una scocca in metallo, mentre invece nel Nitro 5 troviamo invece una scocca più basilare in policarbonato. Da questo lato si possono notare una USB, l'ingresso per l'alimentazione e il jack di connessione per la cuffia, mentre invece da quest'altra troviamo una HDMI, una USB Type-C e due USB 3.1, insieme, come nel caso del Nitro 5, alla porta di rete, che non era affatto scontata perché ormai si tende a non inserirla in molti prodotti. Nei prossimi mesi testeremo a fondo i nuovi Nitro, con il prossimo video invece affronteremo tutte le novità della gamma Predator. A presto!